Al via del mare, finito lo scontro salvezza tra Lecce e Juventus, vincono i bianconeri soltanto per una rete. Lecce 0, Juventus 1. Lasciatemi esultare perché noi attualmente siamo alla pari del Lecce. Lasciatemi esultare perché io stasera ho vinto uno scontro salvezza. Lasciatemi esultare, non mi cagate il cazzo. Questa sera ho vinto una partita, mi sono salvato. Stasera ci siamo salvati in Serie Finalmente abbiamo vinto 3 partite di fila. Finalmente siamo riusciti nell'impresa di fare 3 vittorie di fila. Finalmente è arrivato il momento di Fagioli, che si è presentato con un gol, ragazzi. Per me, sicuramente uno dei gol più belli di questo campionato fino adesso, perché ha fatto un gol veramente straordinario. Ho visto una roba oscena, una roba da vomito. Voi siete veramente il vero Halloween. La Juventus è un Halloween. In tutto e per tutto. Se mi date un solo motivo, se mi date un motivo per cui dovete essere contenti di questa bruttissima partita, solo i 3 punti. Solo i 3 punti. Perché è stata una partita ignobile, ignobile. Ci volevano. D'altra volta ci voleva l'altra volta Ealing Junior. Ealing Junior, porco diavolo, per non dire un'altra parola. Ealing Junior. Non possiamo, cioè abbiamo sofferto pure con il Lecce. La personalità di questi ragazzi, che non ti dico che siano persone da prendere e lanciare allo sbaraglio, però sti ragazzi qua, i Fagioli, i Sulè, i Miretti, anche gli Ealing, ce la vogliamo dare un po' più di spazio? Vogliamo cercare di dare un po' più di spazio a questi ragazzi che stanno cercando di farsi strada? Questi giovani meritano di giocare, ragazzi, vi dico una roba, meritano assolutamente di giocare perché oltre alla spensieratezza, Allegri l'ha chiamata, no? In un'intervista l'ha chiamata incoscienza, se non sbaglio nel post Benfica Juve, io lo chiamo coraggio. Questi giovani hanno coraggio, grinta e voglia, motivazioni da vendere, motivazioni. Voi forse non ci crederete, però vi dico ragazzi che alle 7 e un quarto ho scritto a un mio amico in privato su WhatsApp e gli ho scritto se mette Ealing al posto di Kostic la vinciamo. Sono anni che non vedevo un gol alla Del Piero. Sono anni che non la vedevo, un gol alla Del Piero. Qua, un gol alla Del Piero. Gatti, con questo tiro in giro, questa palla data da Junior, che appena entra subito si fa valere. E questo Gatti con questa palla in giro la mette là. La mette là dove ci sono le ragnatele per sette. E come sta tramando chi lo pal? E come sta tramando ancora chi lo pal? E tremma tutta la nottata, voglio tremma, tremma chi lo pal? All'88esimo, mamma mia, che pal! Come sta tramando chi lo pal? Tutto sommato, sono contento soltanto per il gol di Fagioli e per i 3 punti, ma il resto è niente. È il nulla cosmico, ragazzi. Abbiamo un pagliaccio in panchina che continua a prendere dei milioni e non allena la squadra. E la manda in campo allo sbaraglio. Lui, quando dava indicazione ai giocatori, diceva soltanto muovete la palla a destra e a sinistra e si incazzava continuamente con i giocatori appena sbagliavano qualcosa. Questo è una persona squallida. Atteggiarsi per queste vittorie del cazzo, dopo aver fatto l'ennesima figura di merda. Faccia da pirla, faccia da pirla, ecco lì, faccia da pirla, l'ennesima figura di merda come al solito di mercoledì. Mo adesso ci abbiamo i pagliacci. La prossima partita abbiamo i pagliacci. Voglio vedere con i pagliacci quello che cazzo combiniamo con i pagliacci. Oh, raga, sapete? Siete al corrente dei fatti? Ok, sapete, sì, sono tornati, Alma, ve l'avevo detto io, Alma, che sono tornati.